Carissimi amici, buongiorno. Ci troviamo questa mattina nei locali antichi della ditta Albonico di Gioia Tauro. Siamo in visita per farvi conoscere gli ambienti di lavoro di questa attività commerciale che ha dato lustro nel passato alla nostra città. Questi sono i locali esterni della ditta. Fra poco entreremo anche all'interno dei locali per farvi vedere come si svolgeva l'attività. Siamo in visita con l'amico architetto Carmelo Raco, con l'amico Vittorio Savoia e con Leonardo Albonico che ci accompagnerà in questo viaggio. Ecco, adesso entriamo all'interno. Ecco, questi erano i carrelli con i quali trasportavano le merci in giro per la piana. Questo è uno dei carri che sicuramente venivano trainati dai cavalli. Ecco, questo è sicuramente un pezzo di museo. Sì. Come vedete è rimasto intatto come era un tempo. Sì. È in effetti una costruzione antica ed è una testimonianza del lavoro che veniva svolto a Gioia Tauro. Entriamo dentro nei locali. Non è che tutti valgono. Dai. Ecco qua, siamo con gli amici. Stamattina siamo, come dicevo, in visita in questi locali che rispecchiano veramente il commercio del passato. Poco fa, caro Carmelo, dicevi qualcosa, che in effetti questo locale dovrebbe essere conservato, come in effetti, certo, vero? Esprimi storia... un attimino il tuo pensiero, perché... No, veramente è affascinante, è un pezzo di storia della città di archeologia industriale, che si conserva tale e si respira l'aria del primo Novecento, ed è una cosa fantastica, perché tornare qua dal 2019 che siamo ai primi del Novecento è veramente un passaggio all'indietro nel tempo che pochi possono avere come città dintorni a veramente respirare, ed sì. È segno di cultura, di alta cultura. Sì. Certo. Bisognerebbe farlo vedere, farlo conoscere, sì. Perché come si diceva, si parlava prima, è la storia che manda avanti l'evoluzione, però la storia qui ce l'abbiamo. È palpabile, è toccabile, certo, con mano, quindi sì. Svolgerebbe un ruolo di primaria importanza per quello che oggi il mondo dei media, certo. E vedere un'archeologia del genere che si conserva tale e che bisognerebbe farla vedere, se non altro ai giovani. Bisogna farla vedere, sì, ai giovani, in particolare, sì, ai giovani, perché i giovani, certo, devono capire com'era, certo, Gioia Tauro una volta. Sì, certo. Bisogna vedere com'era. Gioia Tauro una volta era un emporio commerciale di tutti i sensi, che sia dal punto di vista di monito per sia dal punto di vista di olio, sia dal punto di vista di pasta. Qui sono venuti i genovesi, sono venuti gli amalfitani, e quindi praticamente era un porto qua di mare. È vero. Leonardo, sì, certamente. Io credo che la tua emozione, ogni volta ritorni, tu ci vivi qui dentro, ti immergi, certo, giornalmente, e quindi credo che i tuoi ricordi saranno sicuramente molto più vivi dei nostri, vero, sì, Leonardo? Sì. Andando indietro nel tempo, insomma, quando si viene qua si va indietro nel tempo. Certamente. Adesso entriamo dentro un pochino per vedere i locali e racconteremo qualche altra cosa. Ecco, venite con noi. Ecco, ci troviamo all'interno dei locali che per oltre 100 anni sono stati i locali dove la famiglia Albonico ha svolto la,
la sua attività. Questi mobili hanno come minimo se non sono sì. Senti Leonardo, ma adesso entriamo un pochettino a vedere, perché poi alla fine questi locali sono rimasti come erano nel passato, sicuramente. Sì, poi qua, quando hanno fatto il presepe, diciamo, hanno chiuso. Sì, hanno chiuso, sì, vabbè, ma questo ha poca importanza. Voglio dire, ma siccome l'azienda, da quello che so io, è del 1885, vero? Sì. Ecco, entriamo dentro, Leonardo, perché all'interno sicuramente... Oggi è una passeggiata nel passato del... La passeggiata... Città, sì. Ecco, guardate qua, amici. Guarda, queste arcate, questi archi timpano proprio, ecco. Vedete, si appoggiano queste coperture. Certo. Propria... Carmelo, questa è un'architettura... Sì. C'è una tabella molto bella. Sì, certo. No, Leonardo... Raccontami un attimino, Leonardo. Qui è il reparto. Reparto administrativo. Qua. Sì. Questo è il reparto la cassa, questa era la cassa, la reception. Leonardo, perdonami, prima di andare un po' in giro, no? Sì. Raccontami un pochino, anche così, velocemente, diciamo, la storia della tua ditta, la storia della tua famiglia, perché. Nasce qui nel prima Reggio nel 1878. E poi vengono a Gioia mio nonno Camillo nel 1885. Sì. Perché diciamo che il capostipite è stato il tuo bisnonno Giuseppe, che sì. dalla Piemonte, vero? Dalla Lombardia, sì. Ah, Lombardia, non Piemonte. No, no. Ah, eppure pensavo che fossero piemontesi, allora no. mi sono sbagliato. Sono venuti qua, in particolare nel periodo in cui c'è stata la costruzione della ferrovia. Sì. E loro infatti vendevano principalmente anche poi facevano le traverse, le traverse sì, certo. E poi qui hanno comprato, qui era tutto vigneto, sì. Prima della costruzione della ferrovia qui erano tutti vigneti, sì. Quindi poi successivamente un suo tuo zio era l'ingegnere Giuseppe Alboni, bisnonno era. Perché in breve, guarda, il signor Giuseppe, che era l'ingegnere, è stato inviato, se non sbaglio, in Sicilia prima in Sicilia per dirigere l'ufficio del genio civile. Sì, credo che ad Alcamo. Un po' in vari posti. In vari posti, ecco. E invece il fratello di Giuseppe andò ad aprire un negozio, Benedetto andò ad aprire un negozio di legname. Qui era filiale all'inizio. Sì. Qui era filiale. Qui diciamo è stata aperta dal nonno Camillo. Che... No. Sì, dal nonno Camillo no, è stato aperto. No. Qua c'era Benedetto Alborico, qua era. Sì, successivamente, successivamente poi sì, suo nonno Camillo passò tutta l'impresa e l'azienda è passata a suo nonno, a Don Camillo. I famosi cavalli di Don Camillo. Don Camillo, li ricordiamo sempre, vero Leonardo? Io ricordo anche due nomi, e questo tu me lo puoi confermare. Io ricordo Baiardo e Nerone. Nerone. Vero? Sì. Ecco, ci vuoi accompagnare Leonardo un pochettino? Senz'altro. A visitare? Sì. Ecco, questo era il... diciamo, il punto di lavoro, l'ufficio, ecco. Tu hai visto che ancora rimane... Ma quello è un ricordo particolare, caro. Ma tu lo sai chi l'ha scritto? Ma tu lo sai chi l'ha scritto questo? Forse Pameli? Questo l'ho scritto io quasi 40 anni fa, caro. Ah, tu l'hai scritto? L'ho scritto io. Io alcune persone vedono un'impresa privata come una tigre feroce da uccidere subito, altri come una mucca da mungere. Pochissimi la vedono come in realtà un robusto cavallo che traina un carro molto pesante. Non vi nascondo che sono emozionato a rivedere questo mio scritto di oltre sicuramente 40 anni fa. In questo ufficio, Franco, sì. C'è stato uno dei principali amministratori, è stato Luigi Visalli. Luigi Visalli che è venuto da Sant'Eufemia, sì. Ed era fratello del famoso Vittorio Visalli, ma anche sì. Luigi Visalli era un grande personaggio. Sì, e qui dentro... Leonardo, vero, hanno lavorato in parecchi. Questo era sì. Il posto di lavoro anche... Questo forse è l'ultimo calendario che avete, 1987. Sì, sì. Il crocifisso, qua c'è storia, cari amici miei, la storia
che si rinnova nella famiglia Albonico. Dunque, qua c'è stato muratore pure che ha lavorato qui. Muratore, sì, Don Nuovo Gallì. Don Nuovo Gallì anche? Sì. Il signor Famelico anche, Famelli, vero Leonardo? Famelli. Pepe Bagalà. Pepe Bagalà, sì. E io la ricordo... stessa vetrinetta ce l'aveva mio padre nel bar. Sì. La stessa, identica. Ma io ricordo anche un altro particolare, cari amici, per capire un pochettino la bontà delle famiglie Albonico. Io ricordo la famosa busta delle elemosine, caro Leonardo. Sì. Me la vuoi raccontare tu o la racconto io, caro Leonardo? Era una busta che si teneva qui nella cassa, perché alla fine della giornata, diciamo, quando si chiudevano i conti, e a volte avanzavano degli spicci, insomma, non so, le 50 lire, 100 lire, magari. E allora si mettevano da parte per i poveri, diciamo, per destinarlo ai poveri. Sì, ed era la busta, la cosiddetta busta delle elemosine. E non ti nascondo, Leonardo, che io ho recuperato anche una fotografia dove all'interno di questo luogo si vede appunto il signor Famelli, Pepe Bagalà, e proprio sulla scrivania accanto si intravede quella famosa busta. Sì, ecco, sì, questa era anche la famiglia Albonico, caro Carmelo. Ecco. Ma lo sappiamo perché la gente ne parla della famiglia Albonico. Sì. Guardate un pochino, ecco. Sì. Signori, questo è sicuramente un documento storico. C'è tanta roba ormai naturalmente presa dalla ruggine. Sì. In effetti Vittorio è un luogo. È un luogo della memoria, caro Vittorio. Un luogo meraviglioso, storico, che effettivamente, come diceva anche l'amico Carmelo, debbono venire a vedere i giovani, perché i giovani debbono sapere quello che è stato qui a Gioia Tauro. E poi la Ditta Albonico è stata una delle principali aziende dal punto di vista sia di legnami, di materiali da costruzione, e poi c'era anche a livello diciamo meccanico, sì, con il fratello Enrico Alboni, che allora creò l'Omea. Sì. Ecco, ci addentriamo ancora un pochino perché deve essere in effetti Franco questa cultura, va bene, che degli scaffali messi in maniera propria, così artigianalmente, alla meglio facciamo vedere. Sì. Dicevi Carmelo, scusami. Dicevo che io, guardando questa struttura, va bene, così occasionale, messa alla meglio, come meglio si poteva per poter essere di servizio al deposito delle merci, è fantastica, va bene, è fantastica perché è primordiale, primitiva, ecco, una struttura primitiva. A pensare oggi il design che c'è nel comporre queste cose, a vedere questo significa veramente archeologia. Siamo all'interno di un'archeologia vera e propria, sicuramente. Che la gente dovrebbe venire a vedere, i ragazzi di Franco, oggi si usano molto le pacche ancora con i chiodi. Certo, anche perché il Leonardo era un grosso magazzino, questo, quindi non era uno spicciolo, fa vedere, va bene, come va bene la gente attivava le proprie energie di lavoro, ecco. Leonardo, ci stai facendo un bel regalo oggi, è un bel regalo perché da parte mia lo sai l'affetto che io ho sempre riservato sulla tua famiglia, e quindi oggi per me è anche una gioia ricordare papà Giuseppe e lo zio Luigi che insieme per molti anni sono ancora dei salvagenti. Dobbiamo ricordare Franco che il fratello, sia suo padre Giuseppe che il fratello Luigi sono stati premiati con il premio Sant'Ippolito. Uno dei primi, premi. Sì. Io ho anche la fotografia, ho anche il foglio, non so se ce l'hai tu, io ho il giornale che ha pubblicato allora Don Francesco Maruffa. Forse sì, ce l'ho. Sì. Anche io ho avuto un premio Sant'Ippolito. Certo, come no. Tu sei un grande artista, quindi non è che dovevi per forza avere. Sì.
E qui c'era l'armadio, guardatelo com'era l'armadio fatto per deposito, sì, forse sì, per gli operanti. Sì, sì. Guarda. Questa era il... fammi vedere che purtroppo c'è poca luce e quindi non... Sì, sono anche le stampelle ancora. Sono anche le stampelle, questo era, lo spogliatoio. Sì, lo spogliatoio, sì, dove mettevano... Lo spogliatoio. Questa è una favola. Ragazzi, purtroppo dobbiamo spostarci perché c'è poca luce, Leonardo. Sì, qua c'è poca luce. Sì. Proseguiamo il viaggio perché io credo che la parte ancora più importante rimane in questa stanza che andremo a vedere, perché in effetti in questa stanza adesso noterete dei documenti veramente straordinari. Chi si stanno perdendo? Guarda, sicuro. Attenzione, sì. Ecco, stiamo per entrare in questa stanza che, come vi dicevo, è un luogo veramente fantastico. Adesso vi faccio vedere, ma la mia attenzione è rivolta anche a questa scritta: la persona civile non bestemmia e non sputa per terra. Non si bestemmia. La famiglia Alborico era cattolica al 100%. Dottor Luigi è stato presidente dell'Azione Cattolica. Dei giovani, degli anziani, certo. La famiglia Albonico ha contribuito anche alla costruzione della Casa del Fanciullo, certo, e staremo qui ad elencare tutte le benemerenze che hanno. Ecco qua cari amici, questo era l'ufficio. Ecco, ma la cassaforte, sì. Mamma, è un pezzo raro, sì. Questo è un pezzo raro. Io, Leonardo, ricordo dei libri mastro, ma li avrai tolti? Sì, li ho tolti. Oh, e dove li hai messi? Perché io ricordavo, li hai portati fuori. Fuori. Peccato, perché avremmo potuto testimoniare. Sì, sì. Se no si sarebbero rovinati. Certo, però qualche altro dopo. Li hai messi in salvo, perché quelle sono testimonianze veramente... Sì. Al di là dei nominativi, diciamo. Ci sono documenti, Associazione, sì, Nazionale dei Commercianti in Ferro, che mandava alla rispettabile ditta Giuseppe Luigi Albonico, sì, Chiesa Reno Pugliese 58. Sì. Ecco, qua parla tutto. Sì. Questo era, sì, l'ufficio privato, come erano divisi gli spazi? Credo proprio di sì, Leonardo, vero? Sì. Questo era l'ufficio privato qua, vero? Doveva essere, sì, questa stanza. Dall'altro, diciamo, c'era magari... Ci stavano mio padre e mio zio. Ecco qua. Però peccato, questi mobili si stanno prendendo, sono persi, ma sono sempre operati. Sono ancora in buone condizioni. Sì, ancora sì. Il tarlo se ne va via. Marco, ci sono dei testi. Cos'è? Testo unico, finanza locale, i tempi. Che anno porta questo? Credo, aspetta, si deve, non lo so. Certo, vabbè. Naturalmente costava 12 lire. Costava 12 lire. Allora avrà Franco, chissà sicuramente quanto tempo è questa palma sul questa palma, è vero. Questo ulivo In ricordo di chissà quale domenica delle palme, quale sicuramente. Domenica delle palme, guardano poco. Un fossile. Le immaginette di Cristo e di San Giuseppe ci sono sempre. Sì. La grande religiosità della famiglia Albonico è risaputa. E noi oggi con questo video diamo onore a questa famiglia che per tanti anni ha risollevato le sorti di Gioia Tauro, dando lavoro a tantissime persone. Leonardo, ricordi qualcuno, diciamo, della che lavorava, diciamo, con papà, e qualche nome, qualche cognome? Ma io, tanti operai, veramente. Sì. Qualche nome non lo ricordi? Ma sì, vero? Senz'altro. All'era Tomaselli. Ecco, all'era Salvatore. Salvatore all'era, vero? No, il papà. Ah, il papà di Salvatore all'era? Salvatore all'era, lo zio, poi, sì, il cugino, insomma.
Certo, perché a quel tempo oltre al negozio c'era anche la segheria, sì. E quindi nella segheria lavoravano, vero? Sì, sì, sì. Io ricordo un particolare, caro Leonardo, anche per affermare un po' la precisione dei tuoi genitori. Tu, come ben sai, ricorderai, io ero sempre presente con il caro Raffaele nel cantiere, perché noi lo chiamavamo cantiere Albonico. Giocavamo all'interno e quindi assistevamo a tante cose. Io non posso dimenticare la giornata di paga di questi, credo, 20-30 operai che erano alle vostre dipendenze. E papà con lo zio Luigi, all'esterno, quando il tempo lo permetteva, si sedevano in un tavolino e, mettendo in fila gli operai, gli davano il dovuto. Sì, sì. Vero, Leonardo, sì? Sono bei ricordi. Sono bei ricordi, ecco. C'è un elenco telefonico di quale anno? 1983. Beh, 83 sono sempre... Il telefono. Va bene così? Ci disegnava... Ecco, questo è un esempio del libro mastro che vi raccontavo. Questo risale al 1935. 33. 1933. 33, sì. Ma io ne ho visti anche di più vecchi, vero Leonardo? Sicuramente, sì, perché... Sì. Chi li compilava questi dischi? Una bella calligrafia. Ma guarda... Guarda qua, c'è Ferrovia Calabro Lucana, Gioia Tauro. Sì, sì, ma in effetti... Società Calabro Lombarda. 1900. Società Calabro Lombarda. Società Calabro Lombarda. 22 settembre 1933. Sì, 33. Poi la Catalini. Prima era la Società Calabro Lombarda e poi c'è stata la Catalini successivamente. Sì, questo è anche molto bello, ma ti ripeto, io con Leonardo, vero? Questo abbiamo... da mettere in custodia proprio. Ma ce ne sono. Ma di questi libri, Leonardo? Ha voglia. Sono cose preziosissime. Sì, sono cose preziosissime queste, sono cose preziosissime. Questo era il computer di un tempo. Era il computer di un tempo, vero Leonardo? Sì. Che scrittura, ma guarda, calligrafia. Chiara, bella, limpida. Il libro è questa testimonianza giornaliera addirittura. Va bene, si vedeva negli scritti qual era l'attività principale della nostra, diciamo, provincia, perché venivano tutti qua ad acquistare, quindi come diceva Vittorio prima, tutta la piana veniva qua da voi ad acquistare, quindi c'è tutto quello che la piana oggi, tempo fa, si interessava ad acquistare, quindi è una vita che sottolinea un'epoca. Nome di aziende, nomi di sì, c'era di persone, certamente. La vita lavorativa giornaliera lì, diciamo, in quello scritto sicuramente. Lavorante che veniva a costruire prima per poi poterlo utilizzare, quindi era un tipo di vita. E questi libri veramente sono storie, perché da qui si può capire cosa si faceva in quegli anni, va bene, come si operava, che tipo di esigenze di lavoro c'era, va bene. E queste sono testimonianze scritte che non possono essere cancellate. Sicuramente sì. È così. E più di qualsiasi altra cosa. Tu pensa che sono molto artigiani. Sì, artigiani, perché scoprivano la vita di Leonardo, come viveva, perché aveva lui il hobby di segnare tutto quello che faceva giorno dopo giorno, cosa comprava, quanto spendeva, quanto usciva, a chi pagava, cosa si serviva, e loro avevano un elenco del mastro libro che aveva pure lui, e si capiva come viveva Michelangelo. Quindi si capisce da questo come viveva la piana, ecco, come si adoperava nel modo di... Ecco perché, caro Leonardo, questi libri non devono essere dispersi, diciamo, ecco. Ma sul senso della parola va bene, perché sono delle memorie preziosissime, queste qua, sono più di qualsiasi altra cosa. Cioè, tu pensa che i grandi, cioè, quando si forma la storia, va bene, si crea per esempio un libro, si crea un film, una scenografia, la realtà vera e propria si va a trovare in queste cose qua. Perché da qui scaturisce proprio la vita, l'armonia, il cuore, va bene, delle attività di quell'epoca, che è descritta, va bene, cambia, il costume viene praticamente indirizzato con quello che è l'esigenza giornaliera, del modo di fare. Bene, Per fare carico la nostra classe dirigente, magari futura,
D'accordo, e recuperarla e metterla in attivo, nel senso farla vedere solo com'è, solo com'è, perché se non può essere cambiata e trasformata, bisogna soltanto metterla in regime per far vedere alle persone ogni volta che entrano da quella porta che entrano in un altro mondo e ritornano indietro di un secolo, ma veramente ritornano indietro di un secolo con le cose tattile, sì. Va bene, non è che cosa sono fantasie o utopie, si va a toccare proprio con mano quello che è stato il passato. E quindi è una cosa, diciamo, virtuale e non virtuale, virtuale e non virtuale, per questo deve essere veramente valorizzata, tale e quale com'è. Un'operazione semplice di pulizia, per essere agibile, sì. Va bene, allo spettatore, sì, e farla vedere così, capisci, Franco? Anche perché credo che sia l'unico locale, Gioia, attualmente... l'unico museo che ancora conserva lo spirito, va bene, dei tempi passati. Dei tempi passati, dei tempi passati, in tutto e per tutto, ecco, veramente si ispira... aria del passato. Auguriamoci che possa rimanere ancora molto tempo a testimonianza di quello che è stato il commercio gioiese, il fiorente commercio gioiese di un passato. Certo, deve essere fatta una produzione di restauro conservativo dell'ambiente. Leonardo, io ti ringrazio perché sono io che ringrazio te, Franco. Assolutamente. La tua attenzione. Ma lo sai verso che di noi e verso questo tipo di. Ma al di là dei ringraziamenti che a Leonardo, come abbiamo detto poc'anzi, questa è storia della nostra città. Come dicevi giustamente anche tu, caro Carmelo, bisognerebbe attenzionare di più questi locali perché raccontano la vita di tante persone e testimoniano veramente il nostro splendido passato. Bene, Leonardo, io ti ringrazio molto ancora una volta. Grazie a voi. Spero che anche per te sia stato un momento certamente di ricordi, e quindi questo video lo manderemo in giro, perché Gioia intera deve conoscere veramente chi è stata per Gioia Tauro la famiglia Albonico. Grazie di nuovo. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie. Ecco, da Franco Anastasio, sempre in compagnia di Ettorino, un caro saluto a tutti voi. Grazie. Ancora.